Ciao a tutti, oggi vediamo insieme come fare i mostaccioli, i biscottoni romboidali tipici natalizi. Vediamo la ricetta, versione pugliese. Gli ingredienti per fare i mostaccioli sono 500 g di farina 00, 200 g di mandorle tostate, 200 g di zucchero semolato, 180 ml di succo d'arancia, 60 g di miele, 80 ml di olio extravergine di oliva, 40 ml di acqua, 40 g di cacao amaro, 8 g di ammoniaca, 3 g di vanillina, scorza di un'arancia grattugiata, un mix di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, un pizzico per ciascuno, e circa 500 g di cioccolata fondente. Le mandorle le abbiamo tostate in forno per 7 minuti a 200 gradi. Le abbiamo lasciate intiepidire e adesso le tritiamo con il mixer. In un pentolino abbiamo versato il succo d'arancia e il miele, aggiungiamo lo zucchero e riscaldiamo il tutto un po', giusto per farlo diventare un po' caldo, e facciamo sciogliere lo zucchero, quindi non bollente, lo riscaldiamo un po'. Una volta diluito, quindi dopo circa un minuto, possiamo spegnere. Eccolo qua, vedete? Il succo d'arancia, tra l'altro, potete sostituirlo se volete con il vincotto per fare proprio la ricetta originale. Prima si utilizzava per rendere i mostaccioli più dolci, però dovete avere del vincotto veramente di alta qualità, non è facile trovarlo. Quindi in alternativa avete il succo d'arancia come stiamo facendo noi, o potete usare anche il latte in alternativa o addirittura il caffè. Versiamo quindi tutto in una ciotola. Quindi mostaccioli deriva proprio dalla parola mosto, però adesso esistono diverse varianti dei mostaccioli. I mostaccioli in genere sono di origine napoletana, però si fanno in tante regioni d'Italia. Noi siamo in Puglia e sono un dolce tipico natalizio. Aggiungiamo la scorzetta d'arancia. L'importante è che siano molto profumati, aromatizzati, devono sembrare proprio un dolce natalizio, appunto. Stiamo mettendo questo mix di aromi, anche questo personalizzabile. Considerate che a Napoli si usa questo pisto, che poi comprende anche anice, pepe nero. Per noi è un po' troppo, quindi lo personalizziamo. Aggiungiamo la vanillina. Quindi metteteci le spezie che vi piacciono, per esempio per noi l'anice è un po' troppo, copre troppo i sapori. Stiamo aggiungendo l'olio, olio extravergine di oliva. Tra l'altro noi stiamo facendo la versione morbida dei mostaccioli, perché dovete sapere che esistono due versioni, mostaccioli duri, ma abbastanza duri, e mostaccioli morbidi, a noi piacciono quelli più morbidi. Stiamo aggiungendo anche il cacao amaro. Diciamo che questa versione è più facile che piaccia davvero a tutti, anche ai più piccoli, mentre se ci mettete il vincotto, il caffè, comincia ad essere un dolcetto che i più piccoli non apprezzano tantissimo. Quindi noi facciamo questa versione perché sapete che abbiamo una bambina di 3 anni e lei impazzisce per questi mostaccioli. Quindi è giusto che a tavola mangino tutti. Aggiungiamo le mandorle tostate, che ovviamente conferiscono tantissimo profumo e aroma ai nostri dolcetti. Poi forse l'avete notato, ma si tratta di biscotti, biscottoni, perché l'origine porta biscotti molto grandi, 10-12 cm addirittura, ma poi col tempo si sono un po' rimpiccioliti, ora si fanno di 5-6 cm, però appunto... Se avete notato, non abbiamo utilizzato uova, non abbiamo utilizzato burro, quindi sono dolcetti che possono mangiare moltissime persone. Si sente già il profumo. Stiamo versando l'ammoniaca nell'acqua. L'ammoniaca permette di avere dei biscottoni molto fragranti.
L'avete già vista nei nostri biscotti da inzuppo che vi sono piaciuti tantissimo. Vi mettiamo anche la ricetta in descrizione se volete recuperarla. E quindi in genere permette di sfornare biscotti più fragranti se la utilizzate. Cambia molto. A questo punto incorporiamo piano piano la farina. L'aggiungiamo e mescoliamo. I mostaccioli li troviamo per la prima volta nominati da Bartolomeo Scappi, che era il cuoco di Pio V, e poi anche da Catone nel De Agricultura. Parla di questi dolcetti mostacei con mosto e molte spezie come anice, alloro, cumino. Quindi queste sono le prime testimonianze che abbiamo di questi dolcetti, dolcetti quindi molto antichi. Uno dei vantaggi poi di questa ricetta è che questi biscotti durano abbastanza, quindi se li tenete coperti bene, per esempio sotto una campana di vetro, quella per dolci, oppure in un contenitore ermetico, potete anche per esempio regalarli, perché mantengono molto. Potete preparare dei vassoietti e regalarli per fare un regalo fatto in casa. Stiamo aggiungendo l'ammoniaca e mescoliamo. Quindi potete conservarli così, addirittura potreste anche congelarli, però non glassati, prima di glassarli, poi li scongelate e li glassate se proprio non riuscite a consumarli per Natale, però in genere finiscono tutti. Soprattutto con questa versione, dovete assolutamente provarla. Noi abbiamo convertito moltissime persone ai mostaccioli, spesso ci sentiamo dire ma a me non piacciono i mostaccioli, c'è troppo dentro, magari c'è l'anice che copre troppo il sapore, non a tutti piace. Quindi questa versione vedrete che riuscirà ad accontentare tutti e chi proverà i vostri mostaccioli dirà ma sono deliziosi. Abbiamo finito di mettere la farina, un po' di farina sulla spianatoia. Ci versiamo l'impasto. L'impasto sarà pizzicoso, ma è tutto normale. La compattiamo. Mettiamo un po' di farina nella ciotola. Utilizziamo la stessa ciotola che stavamo utilizzando, inutile sporcare altro. Tagliamo l'impasto e una parte lo mettiamo nella ciotola, coperto con pellicola, e con l'altro pezzo possiamo iniziare la lavorazione. Tagliamo un pezzo di impasto, mettiamo un po' di farina su una spianatoia, direttamente sull'impasto anche, lo stendiamo un po'. E vedete, gli diamo forma così, diventano dei rombi. Sono rombi di circa 5 centimetri. Per quanto riguarda lo spessore, vedete, deve essere di circa 7 mm, quindi meno di un centimetro. Mentre se li volete fare tutti uguali, fatene uno perfetto, quindi un rombo perfetto, e lo sovrapponete. E cominciate a tagliare il resto dell'impasto. Ecco qui, vedete, così vi vengono tutti uguali. Se poi avete una formina a forma di rombo, ovviamente potete utilizzare quella. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi statico. Vedete, la parte che deve essere ancora tagliata è sempre sotto la pellicola,
Inoltre vi ricordiamo che è meglio che l'impasto sia sempre freddo, quindi appena finite di mettere tutti insieme gli ingredienti, se ce n'è bisogno, potete metterlo una mezz'oretta in frigorifero in modo che si raffreddi. Li sistemiamo su una teglia su cui abbiamo messo la carta da forno. Cercate, vedete, di non metterli troppo vicini, altrimenti poi in forno crescono un po' e si toccano e si attaccano. Inforniamo a 200 gradi. A questo punto possiamo sfornarli. Sono pronti, ora ve li facciamo vedere. Eccoli qui, vedete come sono venuti? Eccoli qui, vedete, ovviamente questi verranno ricoperti di cioccolato, però si aspetta una notte o comunque un giorno intero per farlo. Appena si raffreddano, li mettete in un contenitore ermetico. È molto importante, attenzione al forno, perché con il nostro vanno bene 12 minuti, però noi abbiamo un altro forno in cui cuociono in 10 minuti, quindi 10-12 minuti dipende dal forno. Se il vostro forno è molto forte, magari teneteli 10 minuti. Prepariamo l'acqua per sciogliere la cioccolata a bagnomaria. Questo il giorno dopo, come vi abbiamo detto. Nel frattempo spezzettiamo un po' la cioccolata. Cercate di comprare cioccolata di alta qualità perché questi biscottoni sono poi ricoperti tantissimo di cioccolata. Quindi il sapore della cioccolata farà tantissimo. Comprate la vostra cioccolata preferita. L'acqua quindi l'abbiamo portata ad ebollizione, ci stiamo mettendo la cioccolata nel pentolino, ovviamente sono due pentolini, uno sotto con l'acqua e l'altro sopra senza, il bagnomaria classico. C'è chi la glassa la fa anche bianca, come vi dicevamo ci sono tantissime alternative per i mostaccioli, c'è chi la glassa non ce la mette proprio, però questa è la versione un po' più classica. E ora aspettiamo semplicemente che la magia avvenga, ossia che la cioccolata si sciolga tutta. Ricopriamo i mostaccioli, quindi li intingiamo nella cioccolata. E li adagiamo su una grata. Ecco, una volta sgocciolati sulla griglia, li mettiamo su un vassoio con carta da forno, altrimenti poi si attaccano alla griglia. Se vi è piaciuta la ricetta dei nostri mostaccioli, fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altre ricette tradizionali italiane. E ci trovate come al solito anche sugli altri social, Facebook e Instagram. Alla prossima ricetta, ciao ciao! Come sono i mostaccioli? Buoni! Provate la ricetta della mia nonna. Sono buoni i bambini. Sono buonissimi.